Un cordiale saluto da Luigi Palumbo e bentrovati con il consueto appuntamento di tg7immobilnews.it. Crisi del mattone, caro Fitti, stretta del credito. Nel primo servizio di questo TG7 le opinioni degli agenti immobiliari e le voci raccolte per le strade di Salerno. È ancora il mattone l'investimento più sicuro per gli italiani. Ascoltiamo nel servizio la voce della gente che sembra unanime nel chiedere l'abbattimento delle tasse sulla casa. D'altro canto c'è anche la voce degli agenti immobiliari che chiedono al futuro governo di sbloccare il settore immobiliare con delle riforme anche sul dedicato fronte del credito. Così come è stato imposto, in un momento così drammatico, non solo per noi, un po' per tutto il mondo, ma per noi, perché noi da un anno parliamo che stavamo andando a finire la Grecia, quello e quello, ha reso la gente più parosa, soprattutto ha creato un'incrinatura in quel rapporto forte che l'italiano ha sempre avuto con la casa. La casa non è più un ottimo investimento. Immagina chi ha più proprietà e ha 2-3 case, deve pagare 2-3 IMU per volta. Secondo me non ne vale la pena, deve aumentare i fitti, è tutta una conseguenza. Aumenta il fitto e giustamente per rientrare le spese dell'IMU e ci troviamo come sempre disperati. Non c'è più l'investitore che acquistava per poter locare, per avere una rendita. Questo non più perché i problemi sono quelli legati alla politica e quelli legati alle leggi attualmente in vigore. Liberare un appartamento da un inquilino è stato problematico, anche su questo è il caso che ci confrontiamo con le forze politiche. Misure più rapide per la liberazione di un immobile. E quindi questo ha fatto sì che la figura dell'investitore perdesse un attimo di interesse al mercato immobiliare. Comprate le case per tenerle in affitto? No, ma personalmente sì. È sempre il mattone, oggi è il mercato in crisi, però prima o poi si riprenderà. È crisi profonda anche per il mercato delle locazioni. Sull'argomento abbiamo ascoltato l'analisi dell'avvocato Raffaello Lerro, presidente provinciale dell'Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari. Sfratti e morosità. La crisi ha investito anche il mercato delle locazioni. Ne abbiamo parlato con l'avvocato Raffaello Rello, presidente provinciale dell'Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari. Per l'uso commerciale c'è una morosità incredibile. In pratica il 90% degli sfratti degli immobili a uso commerciale sono per morosità. Aspetto residenziale è meno pressante la domanda di finita locazione, mentre ci sono ancora gli sfratti che per uso proprio, lì dove c'è l'esigenza del proprietario o di un familiare di rientrare in possesso dell'immobile. Qui purtroppo i tempi della giustizia sono lunghissimi, come sono lunghi anche quelli della morosità, perché in altri paesi probabilmente nel giro di un paio di mesi il proprietario rientra in possesso dell'immobile. Qui ci vogliono perlomeno 7, 8, 9, 10 mesi. Poi se lei va in tribunale si renderà conto che la maggior parte delle morosità sono a distanza del comune di Napoli e della Romeo Gestione. Ora, se il comune non interviene con un fondo sociale è impossibile che si vada avanti. Il social housing a Napoli non esiste proprio, non c'è proprio il pensiero, non c'è proprio il concetto del social housing, non c'è una politica sociale per l'affitto, e soprattutto a Napoli, dove c'è un'emergenza case, non perché non ci sono le case, perché non ci sono i soldi, quindi chi deve andare ad abitare negli immobili del comune di Napoli deve essere aiutato. Oggi spesso e volentieri le case comunali sono occupate da chi non ne ha diritto. Non so se è colpa della Romeo, del comune di Napoli, ma comunque la situazione per il sociale è assolutamente drammatica. Si parla tanto di pressione fiscale sul bene casa, ma quali sono le difficoltà di chi paga il canone di locazione? Nel prossimo servizio abbiamo ascoltato proprio la voce degli inquilini. Pagare il mutuo o pagare il padrone di casa? A fine mese cosa conviene ai cittadini? L'abbiamo chiesto alla gente. La gente non possono pagare gli affitti perché non ci sono i soldi. I problemi sono di quelli che prendono pensione da niente e devono pagare un pigione abbastanza alto. Adesso pago 700 euro al mese. Ne prendo 500 di pensione. La difficoltà di chi sta in fitto sono che praticamente, cioè, i proprietari vedono sempre di più doppi contratti, e gli oneri accessori che dovrebbero pagare loro li fanno pagare a te, insomma è sotto ricatto. Gli affitti sono alti, che logicamente non vendendo più le case come si vendevano prima, si ricade tutto sugli affitti, gli affitti aumentano, gli affitti sono alti.
Quindi attualmente per avere un affitto bisogna lavorare in due, come già da molto tempo si fa. È impossibile trovare un affitto o comunque comprare una casa in questo periodo. Pur volendo cercare un'indipendenza è difficilissimo, perché al giorno d'oggi i prezzi sono altissimi e comunque gli stipendi non sono mai assicurati. Chiudiamo il telegiornale con un'anticipazione sulla prossima edizione. Secondo uno studio della CGA di Mestre, l'introduzione della cedolare secca non è servita ad arginare il fenomeno dei fitti in nero, che nel nostro paese sfiorano ormai il milione di unità. Approfondiremo l'argomento nel prossimo appuntamento con il TG7. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.immobilnews.it. Questa edizione del TG7 si chiude qui. Da Luigi Palumbo un saluto ed un arrivederci alla prossima settimana con un nuovo appuntamento di TG7 e immobilnews.it.